Oh, guarda, George, è l'università! Cosa facciamo? Entriamo? Pina salvo! Chissà cosa si fa qui. Ehi, signore! Dici a me? Sì, mi sa dire dove sono i pianeti e le stelle? In che senso, scusa? Qui siamo all'università. Vuol dire che c'è l'universo, vero, George? Salvo! Ma no, bambini, maialini. Qui non ci sono stelle e pianeti, qui si studia, si danno esami e ci si laurea. Ma lo dice la parola stessa! Universo! Università! Non deriva da quello. Da cosa deriva? Non lo so. Scacco matto! Abbiamo vinto, George! Dinosauro! Ma perché questo dice sempre dinosauro? Lascialo perdere! È fissato lui e il suo dinosauro! Va bene, bambini, adesso dovreste andare che stanno iniziando le lezioni. Andiamo, George! Seguiamolo! Buongiorno ragazzi, benvenuti al corso di paleontologia. Ma che ci fate qui? Andate via! Vi facciamo compagnia! E poi vogliamo sapere cosa si fa qui! Dinosauro! Silenzio! Voi che parlate tanto, volete che vi sbatto fuori? No, scusi, professore. Ma le sembra il caso di portarsi i figli all'università? Ma non sono i miei figli, ma le pare, non li conosco. Me ne ricorderò all'esame. Ma io non ho fatto niente. Mannaggia a voi, mannaggia! E adesso un punto in più all'esame a chi mi saprà dire cos'era il Diplodocus. Dinosauro! Sì, esatto, è corretto. Bravo, mio giovane alunno. Prendete tutti esempio da lui. Culo, ma diglielo al professore che l'ha sparata a caso e che non la sa la risposta. È solo un caso, non pensarci. E quindi 65 milioni di anni fa, ragazzi, un meteorite causò l'estinzione di ogni... Dinosauro! Sì, è esatto! Tu hai proprio la paleontologia che ti scorre nelle vene del sangue. Ma come si fa? Ma per favore, ma diglielo al professore che tuo fratello sa dire solo quello. Professore, sono Peppa Pig! E quindi? Volevo dirle che mio fratello in realtà non le sa le risposte. Intanto il tuo fratello George mi sembra il più preparato di tutti. Dinosauro! Ma che preparato, è un cretino! Non sa neanche la differenza tra un nome e un cognome! Lo vedremo. George, se il signor Giovanni Sauro ha una figlia di nome Enrica e suo fratello si chiama Dino, qual è il nome e cognome completo del fratello di Enrica? Dinosauro! Bene, George, 30 e lode! George quel giorno si laureò in paleontologia con 110 e lode. 6 settimane dopo venne assunto come docente primario in paleontologia giurassica e cretacea, finché un anno dopo divenne rettore dell'università. Grazie a tutti gli abbonati livello 2 che sono stati promossi all'esame. Parlo di Cicate04, Francesco Di Pasquale, Stefano Bologna, Gospi Giuliano, Patrick Cutrone, Matteo Tondini, Dimitri Manzambi, Blake Thunder, Cristina Marello, Vincenzo degli Abruzzi e Massimiliano Sonzogno. Grazie anche agli altri abbonati. Per i non abbonati, rimandati a settembre!